አይ ጥሩ ነው እንጂ አይ ጥሩ ነው የሚሆነው ነው ያል የሚሆነው ነው Buon pomeriggio a tutti e bentrovati sulle frequenze radio e video di RBA. Io sono Francesco Piperi e vi do il benvenuto alla puntata numero 11 di Almeno due pagine al giorno, l'appuntamento settimanale con i libri e le storie per perdersi e ritrovarsi. Ringrazio Matteo Crespo che cura la parte tecnica, Michele Comba per la regia video e Alessio Lerda per la ricerca dei brani musicali. Sun, la sigla di Almeno due pagine al giorno, è stata realizzata per noi da Adriano Viterbini, queste le coordinate per ascoltare RBE in streaming sul sito su rbe.it, in radio FM 8780 in provincia di Torino, 8760 a Val Germanasca, 88 in Val Chisone, 9660 provincia di Cuneo, 9150 provincia di Imperia, 10110 a Val Bormida, in tv sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti e nel formato digitale DAB+. In Piemonte, nelle province di Torino, e Cuneo in Liguria, nelle province di Savona e Genova. In coda alla puntata, la rubrica bisettimanale di suggerimenti librari: almeno tre libri alla settimana, a cura della Libreria di Binaria Centro Commensale. E buon pomeriggio a Silvia Ballestra in collegamento con noi. Ciao, Silvia! Buon pomeriggio! Intanto, Silvia, grazie per aver accettato il, il nostro invito. Grazie per essere qui ad almeno due pagine del giorno per conversare um, intorno ad un libro che ti dicevo poco fa, diciamo sfacciatamente diciamo, fuori onda: eh, che è un libro prezioso. Grazie per aver scritto questo libro perché eh, ci serviva anche in tempi diciamo come questi. Eh, raccontare o tornare nel tuo caso a raccontare la storia di Joyce Lussu è un, è un privilegio anche per noi che lo leggiamo per riscoprire una figura fondamentale per eh, la nostra storia, per la nostra, per la nostra politica, per l'impegno culturale. Intanto, eh, per, mh, eh, come facciamo sempre a inizio eh, puntata, eh, voglio inquadrare Silvia Ballestra, ai nostri ascoltatori e spettatori, Silvia è marchigiana di origine, vive e lavora a Milano, laureata in lingue e letterature straniere, autrice di romanzi, raccolte di racconti, saggi e traduzioni. Dopo l'esordio nel 1990 in Pepper eh, Gang Under 25 volume 3 a cura di Pier Vittorio Tondelli ha pubblicato diversi ehm, romanzi come Pleano dell'Iguana del 1991, La guerra degli Antoni del 92 che sono i romanzi che mi hanno fatto entrare in rotta di collisione con la ballestra insomma ci tengo anche a dire questo ed è stato lì che ehm, ho cominciato a desiderare di poter chiacchierare con, con Silvio, insomma questo succede oggi e questo insomma, nel mio piccolo, è un piccolissimo risultato di cui sono particolarmente contento e quindi ringrazio Silvio ulteriormente per questa disponibilità gli Orsi del 94 per Feltrinelli, poi nel 96. Joyce Luce, una vita contro, uscito per Baldini e Castoldi e riprenderemo anche poi questo libro eh, la, la giovinezza della signorina NN nel 98, Nina, il compagno di mezzanotte, tutto su mia nonna fino ad arrivare a Vicini alla terra, la nuova stagione, Bonpani, Bonpiani 2019, la Sibilla eh, appunto che è il libro che, eh, di cui parliamo oggi pomeriggio, vita di Joyce Luce uscito per la terza, il 4 ottobre del 2022, voglio però ehm, anche non dimenticare l'imprescindibile dal mio punto di vista. I giorni della rotonda uscito nel 2010 per Rizzoli. Allora, Silvia, dopo questo po', po di curriculum, insomma, ti, ti ringrazio anche per tutto quello che hai scritto, che fai, che, che, insomma, che dici anche in tempi complessi come questo. Insomma. Cominciamo a parlare di, eh, della Sibilla, vita di Joyce Lussu. Eh, io voglio fare con te, un, prima di tutto, un testacoda: no? nel senso che verso la fine del libro tu riprendi. Una delle conversazioni che hai avuto con, con Joyce Lussu quando all'epoca della, della stesura di Una vita contro no? che a un certo punto tu sentivi l'esigenza di costruire una scaletta per conversare con lei. No? E a un certo punto uh, Joyce Lusso ti dice uh, um, in maniera molto, molto secca: La scaletta sono io. No? Per cui diciamo non uh, non c'è bisogno di stare troppo a menarsela, diciamo, sulla, sulla struttura, no? Che Joyce Ponte, Joyce Scaletta, Joyce Contropropagatore, Joyce Reloaded, Unplugged, Live, Joyce Neverending Tour, eccetera, eccetera. Perché cito la Scaletta? Perché anch'io um, mi sono fatto questa domanda oggi, diciamo, in questi giorni, costruendo questa conversazione. Da dove comincio a chiedere a Silvia di parlare di, 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 di Joyce Lusso? Perché è una vita talmente densa, talmente eh, avventurosa, piena di incontri, eh, anche di momenti da, da, da thriller, se vogliamo, nella sua vita, e ehm, di, 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 di racconto, di, di, soprattutto di incontri, no? di, ehm, di persone, di storie, di luoghi che io faccio fatica a chiederti da dove vogliamo cominciare, perché ti chiederei banalmente allora di inquadrare per chi, per i meno avvertiti, per chi non conosce la storia di Joyce Lusso, cominciamo a dire chi è stata Joyce Lusso e, e chi è per te sostanzialmente. Allora sì, in effetti è anche un po' il problema che mi sono posta io eh, sì, sia quando appunto nel 96 abbiamo fatto questo libro insieme. Dico insieme, nel senso che io l'ho firmato, ho, ho raccolto le, eh, le, le conversazioni con Joyce, le ho trascritte, le ho rimontate, eccetera. Però poi in, in quel libro c'era la voce di Joyce. Da me, interpellata, da me come dire stimolata su alcuni argomenti, e l'idea iniziale, quella volta, stiamo parlando quindi degli anni 90, era di seguire la sua vita. Da lì nasce La scaletta Sono io. Perché io mi presentavo a casa di Joyce con il mio registratore per seguire appunto la sua biografia, e lei ogni volta mi sorprendeva eh, con risposte tutte interessantissime. Partivano sempre dalle mie domande che mh, si riallactivano facciavano la sua biografia, però lei poi usava la, biografia, la sua autobiografia come sempre aveva fatto, cioè per parlare del mondo, non per parlare certo. di sé, anche se poi diciamo la maggior parte dei suoi libri nascono proprio dalla sua autobiografia, però un'autobiografia appunto una vita talmente densa e talmente piena di argomenti, di avventure e di incontri che ognuna di queste componenti poi dava luogo a, a, a discorsi molto più che riguardavano appunto l'intero mondo, eccetera. La difficoltà nel circoscrivere Joyce sta appunto nel fatto che lei è stata tante cose, eh, è stata protagonista della Resistenza insieme al suo compagno di una vita, Emilio Lussu, anch'egli diciamo un grandissimo personaggio con molte storie. E molte vite, perché veramente anche lui ha affrontato diversi momenti storici importantissimi, anche lui da protagonista. È stata scrittrice, è stata poetessa, è stata traduttrice di poeti eh, del cosiddetto terzo mondo, eh, è stata storica. È stata moltissime cose, una vita lunga, perché, poi, io stavolta invece ho scritto davvero una biografia in senso classico: nel senso che parte da, da quando nasce. Joyce nel 1912 fino alla sua morte che è stata nel 1998, quindi tutto il Novecento in pratica, tutto il Novecento da protagonista non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Ma anche nel resto del mondo nel vero senso della parola, tra l'altro tu eh, scrivi anche da qualche parte che nell'elenco di varie diciamo, definizioni di Joyce, partigiana, poetessa, scrittrice, traduttrice, e tu parli anche di intellettuale, agitatrice culturale, su queste due definizioni lei avrebbe un po' forse storto il naso, no? avrebbe, ti avrebbe un po' rimbrottato. No? perché non... non sì, cioè, beh, suo intellettuale, proprio... La culturale di, 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 di Joyce, io sinceramente non, non riesco a agitatrice pensare Agitatrice culturale forse <ride> le sarebbe <ride> piaciuto perché c'era <ride> l'agitazione dentro, insomma, un po' la dimensione esatto. del movimento, la dinamica del pensiero che si fa azione, che non resta appunto eh, limitato, invece magari alla, di alla dimensione intellettuale che le piaceva meno, la definizione intellettuale l'ha proprio contestata perché poi diceva che, che significa essere intellettuale, eh, sei diverso dagli altri, no, anche perché lei insomma poi aveva lottato eh, sia con eh, il pensiero che proprio con il corpo. Facendo, le sue lotte sono state anche appunto mettendoci in mezzo i corpi, non solo le sue, anche quelle di Emilio, anche quelle dei compagni di giustizia e libertà, molti dei quali erano appunto intellettuali, eh, erano insomma civili che eh, in un momento storico molto particolare avevano sentito l'urgenza, il, il dovere di scendere in strada e lottare anche con i loro corpi mettendo a rischio proprio le loro persone. Silvia, quando tu incontri per la prima volta eh, Joyce Lusso a novembre del 1991, se non sbaglio, no? sì. e, mh, lei insomma, ti parla anche di un libro di foto, di no? streghe sì. a fuoco. No? Lei ha 79 anni, tu hai 21 anni e, mh, e scopriamo diciamo, dalla tua scrittura, dall'inquadramento diciamo, nelle prime pagine, che esiste anche una lontana parentela, se non sbaglio, oh, ho capito male nella lettura, no? tra voi due, no? se non sbaglio, tra i Graziani e i Salvadori, no? con questi echi di nomi inglesi, no? che, eh, che tra l'altro rendono ancora più eh, affascinante insomma, la lettura di questo libro e anche la scoperta della vita e delle vicende di, di Joyce Lussu. Spero di non aver già troppo banalizzato nel caso, no, ti chiedo scusa allora, <ride> No, ma io già appunto nel libro precedente accennavo a questa nostra lontana parentela eh, poi negli anni ho cercato di ricostruirla, io ne avevo notizia in casa perché in casa mia si parlava della famiglia Salvatori e si parlava di Joyce Lussu come appunto grande personaggio eh, i cui rapporti però con la famiglia d'origine poi erano stati complicati, certo, perché certo. poi racconto anche perché, perché i suoi genitori i genitori di Gioessu avevano rotto con i nonni e con le loro famiglie aristocratiche e nobili di provenienza avevano fatto una scelta proprio politico ideologica, anche intellettuale, appunto, in contestazione eh, verso i privilegi familiari e proprio come scelta di antifascismo di andare via da Porto San Giorgio e andare a Firenze, quindi dove poi insomma succedono varie cose che riguardano appunto proprio in maniera diretta i genitori di Joyce e Joyce piccola. E appunto sì, c'era questa lontana parentela anche ricostruita attraverso le ricerche della sorella di Joyce Gladys, che si è sempre occupata anche dell'archivio di famiglia e di fare delle ricerche sul territorio e anche sulla famiglia, che la famiglia Salvador è una famiglia importante a Porto San Giorgio, una famiglia storica. E allora da lì insomma avevamo capito che c'era questo incontro fra la mia famiglia e quella di Joyce che... È avvenuto all'inizio dell'Ottocento, eh, proprio riguardante l'arrivo di queste signorine inglesi dall'Inghilterra, da appunto nelle marche, arrivano cinque sorelle inglesi eh, che si sposano con eh, dei signorotti del luogo. Vabbè, praticamente adesso ho capito che la bisnonna di mio padre era la sorella del nonno di Joyce. Questo è il legame. <ride> E intanto questo è l'inquadramento diciamo, familiare, se vogliamo, in printing cosmopolita. Libertario, sì. femminista, no? però insomma prima di. poliglotta. poliglotta prima can, di artisti, continuare no. a parlare di questa luminosa figura del, del Novecento e non solo, mi, mi, mi viene da aggiungere, siamo al primo passaggio musicale eh, e avremo modo anche di raccontare i motivi di questa prima scelta perché siamo completamente dentro la Resistenza, anche se in realtà quella canzone non è stata scritta durante la Resistenza. Eh, eh, ehm, Radici nel Cemento, la canzone che che ascoltiamo E io ero Sandokan. E io ero Sandokan Radici nel cemento del 1998 pubblicato anche in un live Fiesta eh, uscito per RNC Produzioni nel 2011 allora Silvia banalmente perché questa canzone che in realtà è una canzone che richiama fortemente i temi della resistenza, ma scopriamo anche, cercando senza neanche troppa fatica in rete, che questa, questa canzone però mh, è stata scritta per un film memorabile che ci eravamo tanto amati di, di, di Ettore Scola del 1974, con, ricordo tra gli altri, Stefania Sandrelli, Vittorio Gasman, Nino Manfredi e Stefano Sattaflores la canzone non fu mai cantata dai partigiani a, a differenza di Bella Ciao, fu composta da Ettore Scola per, per il testo e da Armando Trovaglioli per la musica apposta per il film ma siccome di due uomini, eh, scritta da due uomini di genio diventò più vera del vero, ovviamente vi chiedo banalmente perché questa canzone Silvia? Perché a me piace molto questa canzone la ritengo una delle più belle canzoni da cantare il 25 aprile e non solo e poi perché mi piacciono moltissimo i versi, oltre che la musica, è insomma molto coinvolgente e molto potente, e i versi, anche, è una storia di nomi, no? Eh, Sandokan è il nome di battaglia e Joyce ha avuto tantissimi nomi, e anche Emilio ha avuto tantissimi nomi. E Joyce, in prima battuta, come primo grande diciamo, gesto ero suo eroico nella resistenza, è stata una falsaria che confezionava documenti falsi per i, quelli che oggi chiamiamo i sans papier, cioè per i profughi, per gli esuli, per i perseguitati che si ritrovavano da tutta Europa a Marsiglia, antifascisti, ebrei, eh, come ultimo porto utile per una fuga dall'Europa in fiamme c'era cioè Marsiglia. E a Marsiglia la mala del porto vendeva i documenti falsi a caro prezzo, mentre invece Giustizia e Libertà li regalava. E li dava gratis e mh, la falsaria che confezionava questi documenti era Joyce Joyce era stata istruita da un anarchico di Carrara a produrre queste carte e passava tutto il giorno in uno sgabuzzino al buio con inchiostri, timbri eccetera e insomma e, creava nuove identità nomi nomi di battaglia identità carte false per la fuga carte false quindi, che potevano salvarti la vita. Ne eh, hanno salvate tante. Esattamente. Le carte di Joyce, anche la loro, eh. anche la, la sua setta vita, sì. quella di Emilio, eccetera. Infatti, eh, mi piace molto quando tu scrivi nel tuo libro che gli incontri con Joyce erano impegnativi, perché insomma, tutto questo, quegli incontri prescindevano, stu, eh, eh, come dire, richiedevano, chiedo scusa, stu, studio, sì. lavoro, approfondimento. no? Però ci tengo con te insomma, a condividere uno dei passaggi che permette a Joyce di comprendere la solidità delle cose da fare, dici tu, perché un momento spartiacque nella vita di Joyce è quando a 12 anni, se non sbaglio, mm -hmm, no, sì. lei tu dice in fuga dal 1924, perché a 12 anni suo padre viene convocato, diciamo, in una, in, credo in una caserma e viene picchiato in una casa del fascio, una una casa casa del fascio, del fascio eh, dai fascisti, insomma, in maniera eh, sia lui che il fratello Max che lo va a prendere, no? E e lì lui, lei, insomma, con la famiglia, eh, oltre allo spavento, diciamo, per quello che hanno vissuto, insomma, eh, tu scrivi che Joyce comprende la solidità, le cose da fare, scelta tra ciò che è barbarie e ciò che è civiltà. Dice di non, avere, di non voler... Uh, aver diritto ai privilegi femminili no? per vivere diciamo, al riparo da quella violenza così pervasiva ormai presente nel 1924 anzi a seconda anche la rissa, se c'è da, 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 da fare rissa io la faccio perché questo serve come dire, a dire no, un no fermo e deciso uh, ai fascisti, è una ricostruzione giusta questa no? perché poi quel pestaggio li porta a scappare via da, da Firenze no? Sì, sì, eh, appunto, il padre di Joyce, così come sua moglie, peraltro, eh, Willy e Giacinta, eh, erano corrispondenti dall'Italia, <coughs> proprio in quanto, appunto, certo. mezzi inglesi e mezzi marchigiani erano corrispondenti per l'Italia del Manchester Guardian. Che poi è il Guardian di oggi, e loro scrivevano delle corrispondenze raccontando cosa fosse eh, il fascismo, eh, in un momento in cui all'estero però c'era anche grande simpatia eh, per il fascismo, ancora eh, c'erano poche voci critiche. E una di queste poche voci critiche era appunto quella di Guglielmo Salvatori, che per questo viene appunto pestato a sangue: anzi, pare che ci fosse proprio una condanna a morte arrivata da Roma, eh, direttamente da Mussolini, per il professor Salvatori. E infatti, si salva quasi per caso perché passa una pattuglia di carabinieri e lo salva perché i fascisti stavano per buttarlo in arno. E torna a casa coperto di sangue con il figlio, con Max, che ha 17 anni e lo sorregge. E Joyce, che ne ha 12, che ha aspettato a casa con la mamma, a quel punto dice: Beh, ma perché questi uomini sono andati a prendere le botte e noi donne siamo rimaste in casa ad aspettare? Se c'è da fare una lotta, ci siamo anche noi. E questa cosa che si ripromette a 12 anni, alla fine della sua infanzia, all'inizio della sua diciamo, vita adulta, giovinezza e vita adulta, che sarà sempre impegnata eh, a combattere la violenza, la prevaricazione e il fascismo. E um, il, il fatto di dover andare via da Firenze le impedisce di continuare ad andare a scuola no? perché, eh, soprattutto per lei, la scuola era eh, relazioni, no? stare insieme agli altri. Scrivi no? questa eh, incapacità di comunicare perché non puoi stare con gli altri, perché eh, vive eh, in quegli anni frustrazione e impotenza che sono imposte dai fasci. La, la soluzione e l'alternativa alla disperazione di quegli anni, come tu scrivi. Brillantemente, secondo me, in questo libro sono la rivolta e la rabbia, sono strumenti utili e necessari per uscire da, da, da un pantano, da un'insofferenza verso il sistema che tu scrivi essere un sistema spietato, eh, popolato di persone mediocri e conformiste, e, mh, basato su un potere eh, arbitrario e spaventoso. No? La fotografia, diciamo, plastica di quello il che fascismo. è il fascismo in quegli anni, esatto, e anche il fascismo, come definizione in generale, la e... prevaricazione in generale, no, Silvio? E anche il conformismo è una componente esatto. molto forte del fascismo e dei regimi totalitari perché comunque senza il consenso e l'appoggio di una larga parte della popolazione sì. non sarebbe possibile, quindi insomma mh, è anche complicato opporsi a questi meccanismi quando partono. <ride> Infatti all'inizio gli antifascisti in Italia sono pochi, eh, il paese insomma in quegli anni è per la maggior parte fascista. La maggior parte è fascista e mh, diciamo che l'alternativa... i genitori però sono molto presenti, perché se lei non può andare a scuola, però le consentono le passeggiate nei boschi, e le, le permettono di leggere di tutto e qui ho apprezzato moltissimo eh, come dire, questa, questa eh, dicotomia, no? la lettura di libri di storia e di poesia. Invece che libri di religione, perché dice dalla storia e dalla poesia si impara tanto. Tante persone belle vengono fuori dai libri di storia, da, 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 dalla poesia. No? Invece, come dire, i libri di religione, credo la madre sia a dire questo, viene e... fuori appunto quello che abbiamo appena detto: conformismo no? e, e poche cose belle, insomma, no? vengono fuori da, 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 quelle, da quelle letture secondo insomma, la famiglia di, di Joyce. E, e lei si dedica no, alla scrittura, alla poesia um, e a quell'interesse per la lettura che tu dici essere nel DNA di Joyce Lux. Sì, intanto perché appunto proviene da questa famiglia, pur avendo una formazione, diciamo, scolastica un po' complicata, in quanto appunto eh, Joyce è stata privata dei suoi diritti sì. anche all'istruzione già in tenera età in Italia, ma proviene da una famiglia che comunque l'ha aiutata a farsi in casa una sua prima istruzione, poi dopo lei seguirà sempre, cioè anche durante la resistenza, anche con quando conduce una vita clandestina in giro per l'Europa, Joyce si continua a iscrivere all'università, cosa non <ride> ovvia, sì. perché appunto mentre fa la lotta partigiana eh, è, è ricercata dalla polizia eccetera, però frequenta eh, sia l'università a Parigi, alla Sorbona, sia a Lisbona, quando sta a Lisbona eh, fa degli studi di filologia anche lì, ma insomma, poi mh, bene o male segue sempre un suo percorso scolastico dall'inizio, in Svizzera, eh, appunto, dodicenne, quando arriva ehm, eh, viene iscritta a una storia a una scuola libertaria dove passano le maggiori personalità del pacifismo esatto. mondiale, e dove si sperimentano anche nuove forme di didattica e di pedagogia molto libertaria. Poi però eh, si diploma a liceo classico nelle Marche con esami da privatista andando a casa dei nonni e poi dopo si iscrive negli anni 30 a filosofia a Heidelberg perché suo padre aveva studiato a Lipsia eh, ed era uno, il padre di Joyce era un filosofo, era un... Uno dei primi laureati in uh, scienze sociali e eh, in sociologia, insomma, in scienze politiche più o meno, ecco, l'area era quella. Poi aveva, credo, anche lui due lauree, come il figlio Max. Comunque, Jens, negli anni 30, si iscrive all'università. Heidelberg in filosofia, ma lì rimane poco perché quando arriva Hitler per fare un comizio eh, Joyce corre dai suoi professori che erano i maggiori eh, filosofi dell'epoca a livello non solo europeo ma proprio mondiale perché il pensiero tedesco in quegli anni era proprio una punta di diamante. Joyce dice guardate che qui sta succedendo qualcosa di molto grave, io li conosco perché vengo dall'Italia, scappo da questi qua, questi vostri sono pure peggio dei fascisti, questi sono nazisti, sono più cattivi. E I suoi professori mh, sottovalutano terribilmente questa cosa, dicono no sono ragazzotti, passerà, lasciamoli sfogare, eh, sarà un attimo e quindi lì Joyce capisce che c'è uno scollamento comunque fra il mondo appunto intellettuale, accademico eh, di quel tipo e il resto di, della storia che stava passando sotto le finestre degli studi dei suoi professori e quindi prende e se ne va. Alle... Avrebbe dovuto fare la portavoce degli studenti, ma in realtà sì. lei, come dire, è veramente agghiacciata perché dice Quel, quella giornata è l'istantanea della tenebra. L'indomani la città era in stato d'assedio, riempita di camicie cacchi e vessilli rossi. I negozi erano chiusi, le strade bloccate, la gente tappata in casa, dal balcone del municipio, altoparlanti potentissimi diffondevano ovunque il nevrotico cadenzato abbaiare della voce di Hitler il fragore degli applausi, l'esplodere delle canzoni, altro che contraddittorio, perché insomma non c'era assolutamente da, 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 star, da ragionare, insomma era già tutto ben definito, era già, già eh, l'inferno, diciamo quello lì. Eh, siamo eh, quasi siamo in coda diciamo, alla prima parte, però ci tengo a citare... Uh, la serata in cui suo papà porta uh, Joyce al Festival di Bayreuth ad ascoltare Loehring di Wagner. E, e lei diciamo non apprezza i toni no, di questa opera perché dice che sono delle marce di un reggimento eh, con un sottofondo razzistico-militaristico e il pubblico che assiste a questo spettacolo eh, è composto da facce eh, naziste. Questo insomma non la manda a dire Joyce, insomma, è, è, ha le idee molto, molto, molto chiare. E intanto dicevo, siamo in coda alla prima parte di almeno due pagine al giorno, spazio al GR di Popolare Network, a tra poco. Seconda parte di almeno due pagine al giorno, questa settimana siamo in compagnia della scrittrice Silvia Ballestra e stiamo ragionando intorno alle infinite storie dentro la storia di, eh, della sibilla vita di Joyce Lussu uscito per la terza. Allora, insomma, abbiamo um, già capito da, da, da alcune cose che ci siamo detti nella prima parte, Silvia, che eh, abbiamo a che fare con una, con una figura um, molto strutturata che ha le idee chiare su tutto. Questo è un po' per banalizzare, però in realtà um, dentro questo, questo libro che si legge anche, spero, che sia anche un, una buona diciamo, osservazione, questa per te, altrimenti mi puoi anche lapidare, diciamo. <ride> e, e che si legge e lo è, è un romanzo. Questo qui sulla vita di Gens. Si legge anche come è una, una biografia, ma è anche eh, a volte ci sono dei passaggi che mi portano, come dire, a pensare alla struttura del romanzo. Perché se penso, a, diciamo, anche ai racconti più o meno laterali, diciamo, no? perché fino ad ora di, di Emilio Lusso non abbiamo ancora parlato, no? mm -hmm. ma se dovessimo parlare anche di Emilio Lusso che mm -hmm. eh, poi a un certo punto entrerà, diciamo, incrocerà la vita di, di, di Joyce, ehm, eh, il racconto del loro impegno, eh, dell'essere del, dell mandati a Lipari in esilio, no? il racconto della loro fuga, è un racconto che ha molto, diciamo, di romanzesco, anche di 007, insomma, e, e anche quelle pagine si leggono con grande, eh, con grande trasporto, perché, eh, e, insomma, tra poco ti lascio la parola, perché c'è eh, soprattutto una, una, una foto che io mi sono guardato in queste settimane, mentre preparavo ah, questa bene. conversazione, e l'ho guardata fino a, cioè, per quanto è possibile guardare, Certe foto anche sul cellulare, sul, sul computer, no? Questa foto in cui ci sono Emilio Lussu, Carlo Rosselli e Fausto Mitti che scappano a bordo di una barca dalla, da, da, da Lipari dopo. Eh, vari tentativi, gli appostamenti, eh, il tentativo di passare inosservati, insomma il fatto che parlino di fuga eh, fino all'esasperazione in quel club dell'evasione in cui si parla solo ed esclusivamente di scappare, diciamo. No? Ho guardato quella foto e le, le facce dei tre che eh, stanno in quel momento vincendo già una piccola battaglia sono delle facce... Meravigliose sono delle facce piene. Sono delle facce che raccontano come tu scrivi. Raccontano la storia come deve andare. Silvia. Sì, sì, sono contenta. Molti mi dicono che mh, hanno cercato quella foto <ride> dopo aver letto il mio libro e aver guardato quella foto perché quella è una foto, secondo me, insomma, fondamentale. In quella foto c'è tutto: c'è la felicità, c'è l'impresa riuscita. Poi purtroppo sappiamo che l'epilogo per alcuni non sarà proprio felice, anzi tutt'altro, però in quel momento loro ce l'hanno fatta, sono scappati dal confino, eh, partono verso la libertà e vanno a Parigi dove racconteranno al mondo che cos'è appunto il fascismo. È una foto, come dire, entusiasmante, però lì si vede anche, no? anche la naturalezza <ride> della cosa no? e anche questo, que queste azioni enormi, eroiche, rischiosissime, però fatte anche con, uh, con una certa nonchalance. Emilio Lusso è una grandissima figura. Emilio eh, Lusso eh, che si tiene eh. il, il, il ginocchio con, con le mani. Sì? Sembra veramente aver conquistato il mondo, no? Davvero. Emilio Lusso lì è già Emilio Lusso, nel senso esatto. che è già eh, il pluridecorato eroe della prima guerra mondiale, capitano della Brigata Sassari, già stato deputato, ha ammazzato un fascista. Sparando dal balcone di casa sua del suo studio a Cagliari durante un tentativo di aggressione da parte di una colonna intera di fascisti, eh, è stato incarcerato per questo, ha contratto la tubercolosi in carcere, è stato per morire, l'hanno mandato al confino, all'Ipari, lo sorvegliano strettamente, eh, insomma, sta subendo un regime durissimo, eh, e però riesce nonostante questo a scappare. Una cosa che non era riuscita nessuno a scappare da un confino durissimo con navi, con polizia, con una, un dispiegamento di forze micidiali che li controlla da cui non è mai riuscito a scappare nessuno, eccetera. invece loro, dopo mesi, ce la fanno, ci riescono, e questa è una grande vittoria, eh. forse è la prima grande vittoria, insomma, sul del fascismo, dell'antifascismo. Poi arrivano a Parigi e fondano Giustizia e Libertà. Ed è un'altra storia meravigliosa, perché lì, come dire, comincia come dire, quella. quella mh, 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 eh, mettono in pratica quello scopo comune che è l'antifascismo attivo, no? con lo slogan insorgere, eh, risorgere, fondano una casa editrice che pubblica libri volantini, costruiscono reti di solidarietà, azione tra i clandestini. C'è l'antifascismo diventa, come dire, un obiettivo eh, assolutamente primario e questo lo capiremo anche rispetto eh, correggimi se sbaglio Silvia, rispetto anche all'intransigenza di Emilio, no? Perché anche quando sono in Inghilterra, no? Perché gli inglesi vogliono Insomma, quasi un po' annacquare la loro attività no? mettere il becco nel, nella liberazione dell'Italia però lui sostiene che gli italiani se vogliamo devono liberarsi da soli no? e quindi al massimo con l'aiuto degli inglesi però insomma, la parte del leone la devono fare comunque gli italiani cioè, su, su, sulla, mh, su, su questi diciamo, fondamentali lui non si piega mai diciamo, un antifascista dritto fatto e finito che non scende a compromessi con niente e con nessuno almeno in questi anni no? Beh, Emilio Lussu comunque aveva un suo piano, mh, di cui discute a lungo con i gabinetti di guerra, appunto degli inglesi, degli americani, che lo sì. prendono in grande considerazione e, e il piano di Emilio era organizzare un'insurrezione in Sardegna esatto. contro il regime fascista e poi eventualmente la Sardegna sarebbe potuta diventare la base per un eventuale sbarco. Poi invece fu deciso di usare la Sicilia come base per sbarco, però a lungo si discusse di questa possibilità. Emilio poi non aveva mai abbandonato questo piano, appunto, di rientrare eh, in Italia attraverso la sua regione dove comunque aveva i suoi uomini della brigata Sassari che lo stimavano e veneravano e l'avrebbero seguito in qualsiasi impresa, però certo lui era fuori, era esiliato e quindi era anche difficile organizzare questa rete appunto da fuori e lui a lungo tenterà di rientrare in Sardegna anche attraverso la Corsica, eccetera. Poi tornerà in Italia però nel 1943, dopo il 1943 quindi uh, avrà altre vicende, anche perché appunto gli inglesi e gli americani non hanno portato insomma fino alla fine uh, il suo piano, eppure avevano apprezzato e discusso. E come tu scrivi nel tuo libro, Emilio Lussu e Joyce lussu Salvadori Lussu, sono una coppia ben sincronizzata. In cui um, convivono diversità e consonanza. No? E Emilio è l'uomo delle trincee, invece Joyce è la donna di buona famiglia, che però insomma, alla fine. Eh, non, non ne vuole sapere di fare insomma, insomma, la brava donna, nel senso la donna di casa, ma che è impegnatissima ed è sempre in giro per il mondo, anche quando eh, avrà il suo, suo figlio Giovanni. Eh, e, mh, anche se diciamo nelle, quasi nelle ultime pagine si racconta quasi di una sorta di, di, di amarezza di, 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 di Joyce che avrebbe voluto forse dedicare un po' più tempo, probabilmente a suo figlio, e non soltanto ai bambini degli altri. Mi sembra di aver capito in quel passaggio. Sono pa pagine molto tenere che diciamo. Apprezzato moltissimo. Lei vive poi anche in Africa fino al 1938, poi rientra in Europa e ha, come dire, due direttrici: insomma, ha questa formazione materialistica e razionalistica ed è contraria a tutto ciò che è psicanalitico e introspettivo. Dice nel tuo libro: e la politica è il centro della sua identità fino alla pratica dell'utopia, che è una realtà concreta che si può realizzare ogni giorno. Mi piace molto come anche come tu tratti la materia dell'utopia per Joyce Lusso dentro il tuo libro. Parlaci un po' dell'utopia di, di, di Joyce. Ma l'utopia era uno dei pomeriggio. temi centrali di eh. Joyce. Ha scritto anche una poesia sì. sull'utopia, sì. per dire, cioè, per quanto ci tenesse. Poi le cose eh, Joyce le declinava in varie forme, eh, sia nei suoi pamphlet che eh, nelle prose, ma anche nelle poesie, eccetera. C'è proprio una poesia dedicata all'utopia. L'utopia è un tema forte perché per Joyce l'utopia è un possibile. Non è una cosa che sta campata per aria, no? come, come ci viene insegnato, cioè qualcosa di irrealizzabile che è lì come, una, come un fine, una, una mira che però non si realizzerà mai. No, io penso che Joyce nella sua vita l'abbia vista realizzarsi l'utopia almeno in due grandi momenti storici. Una, la liberazione appunto dal nazifascismo che è avvenuta, e quindi il, il, comunque l'Italia si è liberata eh, da questa cosa e ha cominciato a ricostruirsi anche sulla base di nuove eh, conquiste, eh, di una costituzione che garantiva eh, insomma dei passi avanti rispetto alla libertà, alla giustizia sociale, eccetera. E poi un'altra volta l'ha visto realizzarsi quando si è messa a cercare le lotte degli altri, perché eh. per Joyce la resistenza non finisce con la liberazione dell'Italia, perché nel resto del mondo ci sono ancora guerre in corso, ci sono ancora regimi che opprimono eh, le popolazioni e, primi fra tutti, eh, i paesi dell'Africa che si sta decolonizzando proprio in quegli anni. E quindi Joyce, attraverso la poesia, che lei comunque non ha mai abbandonato del tutto, lei ha cominciato a scrivere poesie da subito, da piccola ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie nel 1939, grazie alla, a, anche un po' all'opera di Benedetto Croce che la apprezzava moltissimo, la conosceva la stimava e ha fatto pubblicare le sue eh, poesie dal suo editore di Napoli, Ricciardi l'ha anche ric recensita sulla critica insomma un po' tenuta a, a battesimo come poetessa. Poi durante la Resistenza lei aveva, non, non riusciva a scrivere ovviamente, non penso nemmeno che fosse uno dei suoi primi pensieri <ride> eh, problemi la scrittura, però dopo la riprende subito nel 45 scrive Fronte e Frontiere, che è il racconto della sua lotta mh, appunto nella Resistenza come partigiana e, e da quel momento in poi riprende anche a scrivere poesie e a fare traduzioni. Negli anni 50 nel 53 ha un convegno sulla pace, perché lei partecipa dopo la guerra anche a molti convegni sulla pace perché quello anche è un tema fortissimo per lei che la guerra l'ha fatta è adesso lavorare per la pace perché non si ripeta più eh, quel, quell'orribile massacro e, e Joyce ricordava che il motto dei partigiani era guerra alla guerra proprio perché non ci fosse più la guerra come risoluzione no? dei contrasti e quindi si parlava moltissimo di pace in quegli anni lei girava per convegni mondiali sulla pace e incontra un poeta turco Nazim Mehmet, eh, di cui lei comincia a tradurre le poesie con un metodo molto particolare, pur essendo poligrotta, eh, Joyce non conosceva il turco, però traduce dal turco, perché Nazim Mehmet le dice: Se ti piacciono le mie poesie, traducere in italiano, ti aiuto io attraverso altre lingue, eh, francese, inglese, insomma si intendevano gomito a gomito, traduttrice e poeta, eh, iniziano questo lavoro di. Eh, come dire, di portare in Italia la voce di un, poeta, un grandissimo poeta che era anche perseguitato dal suo regime, era fuori dalla Turchia, esule, eh, e già da quel momento in poi comincia a cercare altri poeti di quel tipo, con cui si intende moltissimo perché condivide le loro lotte, la loro ideologia, la loro visione politica, la loro tensione morale e, e comincia a tradurre anche dei poeti africani dei poeti africani cominciano a raccontare le poesie del mondo insomma okay. e um, eh, mi piace moltissimo tu hai citato fronti e frontiere insomma a un certo punto in quelle conversazioni degli anni 90 tu chiedi a Joyce, ma perché non hai scritto cioè, un libro d'amore? Lei dice io veramente il mio libro d'amore l'ho scritto è Fronti e Fronti a Frontiere e, um, e ti ha dato il ben servito Silvia su quell'argomento <ride> lì. Intanto eh, prima dell'ultimo chilometro con Silvia Ballestra siamo al secondo brano musicale ehm, proposto per noi di Cesaria Evora, questa è PTPI di Cesaria Evora, uscito nel disco Cesaria per l'Usafrica RCA Nansach, il 18 luglio del 1995. La cantante di morna più conosciuta al mondo. La morna è un genere di musica e di danza tipico di Capo Verde. Perché Silvia questo brano? Beh, intanto mi piaceva avere una voce insomma femminile certo. <ride> tanto per cominciare, certo. e poi perché, appunto, Cesare Evora è originaria di Verde e Joyce, eh, nelle sue traduzioni, nei suoi contatti, nelle sue relazioni degli anni, appunto, che abbiamo detto, in cui, si, eh, in cui partecipa anche fisicamente alle lotte dei paesi in via di decolonizzazione, viene in contatto con varie personalità, da Agostino Neto a Amilcar Cabral, Amilcar Cabral è il leader appunto della Guinea-Bissau-Capoverde eh, e quindi ecco il, il grande lavoro di Joyce traduttrice di questi poeti eh, eh, consiste anche nel far conoscere le loro culture, la loro lingua, la loro visione poetica, la loro storia in Italia cioè è stato proprio un grande lavoro di Vorrei chiamarla, non lo so, diplomazia letteraria, poetica, no? di, di, di mettere in comune le conoscenze. Per esempio, eh, mi viene in mente da, nei suoi giri in Angola, Joyce riporta la storia dell'Angola e cerca di fare storia in Italia sul territorio, anche sulla falsa riga di quella storia dell'Angola, quindi anche no? eh, eh, dopo, dopo essersi eh, scoperti, traduttrice atipica diventa anche storica atipica mm, atipica nel senso di molto originale molto alternativa sempre con uh, basi fortissime con una forte ricerca alla base con delle pezze d'appoggio però in un modo nuovo con una voce nuova con uno sguardo nuovo che le deriva proprio a, da questa apertura al mondo a un mondo che era poco conosciuto poco praticato eh, di cui le grandi accademie non si occupavano le università gli editori Eccetera, lei invece negli anni '50 porta in Italia tutta una serie di voci e di storie. E intanto abbiamo fatto un passaggio, um, un'accelerazione rispetto alle, anche alle due pagine che Silvia Balestra ha scelto per noi dal libro uh, La Sibilla, vita di Joyce Lussu, perché um, racconta molto bene Silvia, insomma, di quando um, Emilio e Joyce devono, come dire, provare a switchare come, come, come scrivi tu Silvia insomma da, um, da, tra identità diverse tra lingue diverse pur, per, per salvarsi certo scrivi tu switchare potremmo dire oggi parlando di profili multipli ma rigorosamente virtuali e non di persone con una storia nomi e indirizzi da mandare a mente esposti a pericoli mortali da un'identità falsa all'altra da una lingua all'altra non è così semplice eppure Joyce ed Emilio lo fanno continuamente con grande nonchalance Consci però che una piccola svista può costare il fallimento di tutto e avere conseguenze terrificanti, come quando una volta Emilio scappa un thank you di ringraziamento a degli uomini a cui hanno chiesto eh, indicazioni, um, sono in Francia se non sbaglio. Insomma, stare sotto lo schiaffo di continuo e avere la lucidità, come dire, eh, dimostra ancora una volta quanto fossero, come dire, perfettamente... Un meccanismo ben oliato, insomma, Joyce e Emilio insieme no? Joyce e Emilio erano una squadra, eh, agivano insomma insieme una dimensione di coppia eh, nella Resistenza molto particolare. Non so se ce ne sono molte altre. Eh, perché poi appunto loro spiegano sia Joyce sia Emilio in inscritti diversi eh, che eh, appunto l'essere in due eh, e essere anche in un certo modo porsi in un certo modo eh, permetteva loro di passare fra le reti fittissime della polizia delle frontiere delle, delle va dei vari controlli delle dogane eccetera in un modo in cui da soli non sarebbero riusciti e anche questo insomma mh, mi piaceva raccontarlo per bene perché eh, è una dimensione molto particolare, no? inaspettata. Diciamo. Inaspettata l'attenzione, dicevi, anche alle poesie, alle poesie del mondo. E, eh, tra l'altro non so se hai capito perché. Eh, perché Joyce dice non so perché. Questa sua periodizzazione per decenni: no? del 48 al <ride> 58, comizi, sindacati, partiti, Unione delle Donne. Che le, le, le regalano un'ulcera un gastrica. Dal 58 al 68, viaggi, poesie nel mondo, um, um, movimenti di liberazione anticolonialisti, Africa e Medio Oriente, e lei sta benissimo. Insomma, mi dice. Non capisco perché, insomma, in questa, però, faccio questa periodizzazione per decenni. Dal 68 al 78, uh, il movimento del 68, il femminismo, l'altro come parola fondamentale. In tutta questa, diciamo, in questi decenni al galoppo, mi verrebbe da dire, un meraviglioso galoppo però, ehm, eh, diciamo, negli anni 40, diciamo, c'è questo, questo incontro con la Sardegna, che è un incontro che lei definisce sorprendente e doloroso, che però, insomma, forse no, non credo di esagerare, cambia la vita di, di Joyce, no? Sì, sì, l'incontro con la Sardegna è fondamentale per lei e perché si innamora di, di quella terra, come dice lei, come si era innamorata del suo compagno, si innamora anche della, della terra del suo compagno. E, e, e da lì poi genera una, una, una nuova visione, una nuova cultura, una nuova coscienza anche per Joyce che parla di innesto. Innesto culturale, fra appunto la sua cultura di, di, di anglo marchigiana, cosmopolita, eh, formazione classica e tutto quello che abbiamo detto, con una dimensione che, che fino a quel momento per lei era sconosciuta che però le apre le porte del mondo, cioè lei comunque quando arriva in, in Sardegna con eh, Giovanni Piccolo e la prima volta anche con Emilio, trova mh, una regione disastrata come il resto del paese per la guerra, però mh, messa ancora peggio, da, mh, piegata da una povertà, da uno sfruttamento secolare e, dove i bambini muoiono di fame, appunto di denutrizione, di malattie da denutrizione. Dove le donne a 27 anni non hanno più i denti in bocca per le tante gravidanze, dove le persone fanno dei mestieri terribili come lo spaccapietre o appunto si scende in miniera, per, veramente per un tozzo di pane. E quindi Joyce comincia lì a girare a cavallo. Per tutta la Sardegna arrivando appunto fin nei posti più sperduti dove non arrivano le strade e per conoscere eh, quel territorio le persone che lo abitano e comincia a fare un lavoro di base cioè subito dopo la guerra Emilio, Emilio Lussu entra nel primo governo Parri dove è il ministro per la ricostruzione post bellica e poi sarà ministro anche nel primo governo De Gasperi e Joyce che non vuol fare la moglie del ministro perché no. Eh, noi sappiamo che durante la guerra le donne eh, hanno sono uscite fuori di casa per lavorare quando i uomini erano impegnati eh, nell'esercito a fare la guerra o altrove le donne sono uscite, hanno lavorato e hanno anche fatto la resistenza. Ma subito dopo la guerra sono state di nuovo ricacciate in casa. Ecco naturalmente: Joyce non si fa ricacciare in casa in nessun modo. Anche perché manco ce l'aveva mai avuta una casa perché girava per case, vite, paesi come abbiamo visto continuamente, eh, ma soprattutto non voleva fare a Roma la moglie del ministro e quindi. Eh, ma poi anche in a... giro, Silvia, scusami se ti interrompo, eh. rivendica sempre la presenza delle donne no? in Sardegna, certo. in ai, ai comizi, agli incontri eh. delle donne, dice: Ma le eh. donne dove sono? Minaccia di non partecipare a degli eh. incontri se non arrivano insomma delle donne donne magari ehm, sul palco anche con i figli sì. perché insomma per sì, lei sì. è imprescindibile questa idea della politica dal basso come scrivi tu nel tuo libro, una politica pratica, concreta, e con effettiva che è la più difficile no dici tu? Sì, è la più difficile perché è quella che dà meno visibilità, eh, esatto. da cui si guadagna poco, e che, però, insomma, forse è anche l'unica sensata, perché Chiaro. poi si raggiungono dei risultati effettivi. A proposito, dei risultati... Eh, sì, no, a proposito delle condizioni del lavoro infantile di cui parlavi, delle situazioni e... drammatiche, no? delle bambine costrette a trasportare enormi carichi d'acqua e panni da lavare al fiume, dei bambini mandati in montagna da soli con le greggi. In un articolo del 1951 Joyce scriveva: Chi ha mai detto che in Italia c'è stata una guerra di liberazione? una costituente repubblicana, un balzo verso la civiltà. Mi pareva di averlo letto forse in qualche giornale, ma deve essere stata una notizia falsa. Insomma, Joyce non, ce, non, le, non la mandava mai a dire ed era dritto sul punto. Insomma, le cose andavano dette e raccontate in maniera molto, molto e efficace. E la storia questa... Uh, raccontarne nella Sibilla vita di Joyce Lussu storia di immensi personaggi che sembrano uscire da un romanzo ma sono stati persone in carne ed ossa Silvia Ballestra, la Sibilla vita di Joyce Lussu Silvia noi siamo in coda a questo incontro io ti ringrazio per aver partecipato uh, a questa conversazione con me intorno al tuo libro su Joyce Lussu spero sia stato un buon tempo anche per te grazie ancora per sì. essere stata ad almeno due pagine al giorno Grazie, grazie. Grazie mille. E allora eh, buon proseguimento, buon lavoro e buon eh, proseguimento di serata. Eh, prima di chiudere la puntata, spazio ad almeno tre libri alla settimana, rubrica di consigli librari della Libreria di Binaria, Centro Commensale. Ciao Francesco, ciao agli ascoltatori e videoascoltatori di Radio Beckwith. Io non sono Filippo, no, quest'oggi abbiamo la quota rosa anziché la quota azzurra e vogliamo farvi, anzi siamo quote rosse tutte e due, mi pare di capire, vogliamo farvi gli auguri di Natale con tre libri. Seguiamo sempre la nostra uh, solita trilogia. Quindi vi consigliamo un saggio, un uh, testo di narrativa, un romanzo e un libro per bimbi. Però abbiamo selezionato il romanzo e il saggio dai più amati dei, i, dai lettori del centro commensale binario del gruppo abele. Mentre per quanto riguarda il testo per uh, ragazzi, un grande classico di Natale. Partiamo subito con la saggistica. Saggistica. Saggistica abbiamo da Edizioni Gruppo Vele 2022, Insubordinati, Inchiesta sui Rider, scritto dalla giornalista Rosita Riltano, giornalista della Via Libera, giochiamo in casa, sì, questa, volta, sì. questa volta proprio casa editrice, giornalista, tutte del diciamo, della nostra parentela, molto interessante perché ci racconta un po' cosa capita dal momento in cui facciamo un ordine di food delivery cosa capita sia il rider sia proprio come funziona tutto quanto il sistema e diciamo che da anche un paio svela anche un po chi si comporta meglio sì, diciamo per meglio, quello che riguarda la sfera dei diritti dei lavoratori soprattutto esatto Passiamo alla narrativa e un romanzo che abbiamo scelto perché è stato molto molto letto ed è stato molto apprezzato dai nostri eh, lettori di Binaria e della Sellerio e si chiama Compagna Natalia. È scritto da Antonia Spadiviero eh, e racconta eh, in una periferia torinese eh, la crescita, un po' un romanzo di formazione eh, di una ragazza e nella periferia torinese, quindi dal, dalla sua voglia di ribellione ma anche il timore di diventare grande ed è veramente un romanzo delicato e che parla anche oggi a chi sta diventando adolescente e sta crescendo, quindi è consigliato sia per chi è stato adolescente negli anni 60 e anche per chi però vive queste sensazioni del diventare grande oggi. A proposito di diventare grandi... Chiudiamo con un classicone per i piccoli che però sa parlare a tutti noi. Si chiama Il pianeta degli alberi di Natale, lo è edito dai Naudi Ragazzi e sin dalla prima edizione che è degli anni 60 e ha le bellissime illustrazioni di Bruno Murari. Il pianeta degli alberi di Natale racconta di Marco, un ragazzaccio del testaccio di Roma, che incontra Marcus su un pianeta dove è sempre Natale. Cosa succederà? Lo scoprirete se leggerete questo grande classico, giusto? Giusto, abbiamo dato la giusta suspense, vi salutiamo e vi facciamo tanti auguri di buon Natale. Buon Natale, ciao. E siamo giunti al termine della puntata numero 11 della prima stagione di almeno due pagine al giorno. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica domani, domenica 18 dicembre a mezzogiorno e il podcast audio e video sarà disponibile sul sito rbe.it da lunedì. Grazie a Matteo Crespo per l'assistenza in regia e a Michele Comba per la regia video. Noi ci ritroviamo qui sabato prossimo, 24 dicembre 2022, vigilia di Natale, sempre alle 17 per la puntata numero 12 di almeno due pagine al giorno. E ricordate, c'è sempre una buona storia da raccontare perché c'è sempre qualcuno disposto ad ascoltarla. Ciao a tutti!